minuti vediamo un piccolo esempio di rigging, speriamo veloce, per vedere come con il Blender 2.66A, quindi vedete che il 2.66A aprile 2013, possiamo fare un rigging adeguato o comunque elementare o iniziale, quindi fare un piccolo esempio di abito. Primissima cosa da fare è di procurarci e quindi di aprire l'Avatar Workbench 265.blend, che vedete l'avatar in questione è formato da un corpo femminile. Ho fatto anche un piccolo video dove si poteva far vedere come importare un corpo maschile su cui costruire, ma tenete conto che qui volendo si può attivare, vedete sul layer 3 abbiamo anche il corpo maschile, quindi questa è una piccola novità di Avatar Workbench. L'Avatar Workbench, per chi non lo sapesse, lo si può scaricare da blog machinimatrix.org Avatar Workbench, e qui abbiamo le varie versioni, di cui l'ultima è appunto la 265, che contiene il default mail che abbiamo appena intravisto. Ora, facciamo un piccolo riepilogo di come fare un abito, insomma, supponiamo di fare un piccolo, diciamo, gonnellino. Allora, per fare il piccolo gonnellino andiamo 3, 5, 5 e costruiamo un Shift A, ci costruiamo un cilindro che S restringiamo fino a diventare più o meno della misura del gonnellino. Ok, lo tiriamo su. Ecco, supponiamo che queste siano le misure che ci interessano. Allora, ricordiamoci, noi possiamo anche tenerlo così per il momento, ma possiamo usare la solita tecnica di shrink wrap, quindi andando in edit mode, ricordiamoci, perché nel mio primo precedente video non me lo ricordavo, di usare anche la selezione dei vertici nascosti A, B, e poi selezioniamo, no, possiamo anche tenerlo più o meno così, solo che facciamo Ctrl R, aumentiamo un po' di vertici, ok? Perché quello che vogliamo fare è di introdurre lo shrink wrap. Ah, lo shrink wrap, torniamo in object mode, dobbiamo farlo tendenzialmente su tutto l'avatar. Quindi conviene magari selezionare la parte di sotto e poi con Shift anche la parte di sopra, Ctrl J, in modo tale di avere un unico upper body mesh unificato che ci può aiutare per... Ah, qui tra l'altro facciamo una cosa, dobbiamo allargarlo leggermente, quindi questo, facciamo S, Shift Z, l'allarghiamo leggermente in modo tale che sia tutto fuori dall'avatar. Perché adesso andremo con 3 qui davanti, andremo ad aggiungere un modificatore shrink wrap in cui diciamo che il target, qui andiamo in fondo, ricordiamoci, dovete fare attenzione che andiamo sull'ultima scelta e poi usiamo la rotellina e andiamo sul upper body mesh. Ok, vedete che lui praticamente adegua il cilindro in modo tale che sia aderente. Però noi magari lo facciamo un pochino meno aderente, ecco, in modo tale che sporga un pochino, eccolo. Così diventa già più simile. Poi magari andiamo a Tab e lo facciamo Smooth. Ok, poi per capirci anche qualcosina andiamo a mettergli un materiale giusto per vederlo di un colore, lo facciamo verde, ok? E poi se ci va bene, quindi magari possiamo fare un F12, no, F12 non ce lo fa vedere, ma andiamo in Object Mode, ok? Diamo un'occhiata e vediamo che è abbastanza buono, no? Insomma, quindi se siamo soddisfatti di com'è, possiamo applicare il modificatore. Quindi per applicare il modificatore andiamo sempre in Object Mode, andiamo nel modificatore e facciamo un bellissimo Apply. Ok, e quindi abbiamo questo gonnellino che vedete essere composto da 320 vertici.
E quindi fatto questo, al limite lo si può correggere, li si può allineare, vedete qui ci sono delle imperfezioni, ma non è questo il punto. Quello che volevo farvi vedere adesso è come imparentare questo gonnellino al mio scheletro. Quindi cosa facciamo? Andiamo in Object Mode, abbiamo selezionato lui e poi facciamo Shift, tasto destro, vedete abbiamo selezionato due cose contemporaneamente, quindi prima il gonnellino e poi l'armatura. Facciamo Ctrl P e gli possiamo mettere Armature Deform with Empty Groups, va benissimo. Empty Groups vuol dire che lui, se andiamo a vedere sul dunque, dobbiamo riselezionare solo il gonnellino. Vedete che adesso c'è l'armatura, se andiamo sui vertici, vedete che ci sono tutte le ossa. E le ossa, a quel punto lì possiamo anche vedere il peso, weight paint. Vedete che selezionando le singole ossa rimane tutto blu rigorosamente, dovrebbe rimanere. Ovviamente rimane blu per queste ossa che sono quelle alte, ma se prendiamo le hip, ad esempio questa, ecco questa, vedete che rimane ancora blu. Qui dovremmo colorare, però approfittiamo del fatto che in realtà una coloritura esiste già nell'avatar di base. Qui dobbiamo semplicemente copiare, quindi prendere come base l'avatar di base e poi ricopiarlo su questo nostro gonnellino. Quindi andiamo in Object Mode, selezioniamo l'avatar di base, poi Shift per secondo e ultimo il gonnellino e poi andiamo in Weight Paint. Allora, essendo andati in Weight Paint, vedete che compaiono Weight Tools, queste sono un po' di novità. E noi però selezioniamo il Transfer Weights, che questa è la famosa funzione che prima non c'era. Quindi selezioniamo Transfer Weights, vedete che ha trasferito i pesi, accertiamoci che trasferisca tutti i gruppi, che lo faccia col metodo Nearest Face, se non ci sono altre cose, comunque prendiamo il default per iniziare. E per vedere come l'ha fatto, vedete che adesso qui abbiamo lo Hip Right che influenza tutta questa parte qua. Quindi eventualmente vedete che qua mancherebbe dovrebbe influenzare anche un pezzettino di quest'altro gonnellino, quindi dovremmo in teoria, perché se poi questa coscia si alza, dovrà alzare un pochino anche da destra. Quindi come facciamo per farlo? Semplicemente lo dipingiamo, vedete? Quindi diciamo, dipingiamo con pennello. Ok, e quindi muove un po' anche dell'altra parte. Ok, in realtà poi tutto questo dovrebbe essere. E vedete che quando si alza muove anche questo pezzo qua di sinistra. E però anche qua dovremmo dirgli di agire anche su questo. Quindi facciamo un po' rosso anche questo, in modo tale che agisce anche su questa parte del gonnellino, ok? Adesso vi faccio vedere solo un lavoro praticamente di weight painting elementare che facciamo soltanto su questa gamba. Per vedere se questo weight paint, che adesso abbiamo preso originario da quello, però vedete che ce ne sono anche altri, no? Quindi abbiamo questo è il hip right, ma ci sarà anche l'hip left. Vedete? E anche qua bisognerà fare lo stesso mestiere di espanderlo, lui ha preso quelli dell'altro. Vedete che lui in realtà ha preso quelli della Nearest Face per quando il mio costumino era vicino, però le parti un po' più lontane vedete che non è riuscito a copiarle. Quindi eventualmente si poteva usare un altro metodo. Però diciamo adesso la cosa che ci interessa è di andare in Object Mode. E selezioniamo invece lo scheletro perché vogliamo vedere la modalità di posa. Quindi, essendo lo scheletro che è stato imparentato, possiamo fare Pose Mode. Selezioniamo l'osso, questo. Prendiamo la modalità, questa qui vedete, di rotazione. E proviamo a ruotare, vedete? E vedete che alzando questo si ottiene questo mestiere. Adesso in teoria dovreste provare questa cosa verificando che almeno per spostamenti normali non succedano cose strane, insomma, sull'aspetto. Però vedete che nel momento in cui,
Tra l'altro, se vedete come in questo caso che si muove troppo, si può andare in Object Mode, selezionare il mio gonnellino, questo, andare in Edit Mode del gonnellino, che però probabilmente ci deve essere anche un modo per vedere. Ecco. Vedete, cliccando qua si può vedere il gonnellino che si muove e quindi qui a questo punto si possono fare anche dei mestieri di aggiustamento. Quindi, per esempio, si va con l'enable, si selezionano, per esempio, adesso ho attivato anche il proportional editing, seleziono un punto che è questo. Uso la freccina perché voglio, ad esempio, ecco, vedete, spostare un pochino il punto in modo tale da, in questo modo praticamente mi studio le posizioni estreme e aggiusto i vari punti in modo tale da cercare, se possibile, di qui adesso. Ah sì, perché sta spostando troppo. Proporzionale, quindi faccio. Comunque, praticamente l'idea è quella che cerco di lavorare in modo tale da produrre. Cioè, praticamente devo spostare, taroccare sta cosa in modo tale da evitare di avere questi difetti. Adesso non è che sia molto bravo, mi aspetto che voi siate più bravi di me a riuscire a taroccare questo oggetto. Comunque il discorso è appunto quello di provare, ad esempio, con questo qua alzato, poi magari lo riportate, quindi tornate nel pose mode, quindi object mode, tornate in selezione dello scheletro. Eccolo qua, tornate nella selezione dell'object mode, andate in pose mode e qui potete selezionare questo coso qua. E poi nella posa potete fare tutte le varie cose, tra cui anche, dunque, dovrebbe esserci anche la possibilità di resettare Clear Transformation, okay, che rimette nella posizione originale. Così vedete un po' se va bene, in questo caso vedete che è un po'. Quella è la posizione di riposo che si è rovinata, però adesso non andiamo nel dettaglio. Boh, a questo punto l'unica cosa da fare è poi di selezionare, nel momento in cui abbiamo fatto il weight painting delle ossa, in questo caso le ossa coinvolte sono poi fondamentalmente una, questa qui, la coscia sinistra e la coscia destra. E poco più perché volendo, ecco, potrebbe esserci da studiare come si muove rispetto a questo osso. Vedete che dovete studiare se funziona bene anche questa rotazione. A quanto pare c'è anche la rotazione di questo osso qua. Ah no, questo qui è proprio quello che gira l'avatar, la spina dorsale. Quindi fondamentalmente questo osso qua che però può anche, ok, girarsi a sinistra e a destra. Quindi dovete studiare il modo in cui si evolve praticamente secondo questi movimenti, ok? Le altre ossa, quindi qua sono 1, 2, 3 ossa. E ovviamente anche di queste ossa dovete studiare i movimenti, tipo questo. Vedete? Qui dovete adattare. Quindi il lavoro in questo caso è per ogni osso provare tutte le tre rotazioni possibili, tra quelle umane, insomma. Quando avete finito, tornate con il Clear Transform All. Ok? E a questo punto andate in Object Mode,
Seleziona, quindi non sono riuscito a cancellarlo tutto, le modifiche di movimento. C'è un pose mode, pose. Ah, ma perché adesso per fare il clear forse devo fare. Ah sì, devo fare la clear force del singolo osso, quindi faccio pose, clear transform all, ecco. Qui devo farlo sugli ossi che ho modificato. Ripeto, andiamo in object mode, riselezioniamo semplicemente il gonnellino, facciamo file export collana, dunque eventualmente apply modifier e selection only. E esportiamo con un nome diverso il gonnellino, quindi chiamiamolo gonnellino.dai. Sotto, magari lo mettiamo sotto C. Non ce l'ha fatta, quindi facciamo di nuovo l'export. Sotto C. Gonnellino punto dai. Io riesco a scrivere dentro sotto C perché sono administrator. A quel punto lì potete andare nel vostro nella beta grid, quindi per dire se volete solo verificare che il gonnellino sia stato rigato correttamente. Entrate in Firestorm, ad esempio, vi connettete nella beta grid, con i soliti sui tempi. Ok, eccoci. E a questo punto facciamo build upload mesh model. Andiamo sotto C e qui carichiamo il gonnellino che ho appena fatto. Il gonnellino appena fatto. Ah, dunque qua non lo carica. Ah no, sta cercando, sta caricandoselo. Eccolo. Ah, no, ho sbagliato perché vedete che ha caricato della roba che non me ne frega niente. Questo può capitare. Quindi il gonnellino non l'ha caricato, però ha caricato troppa roba, vedete. 15, niente. Abbiamo sbagliato, torniamo al nostro Blender. Siamo in Object Mode, abbiamo selezionato il gonnellino, ma evidentemente collada, Selection Only, vabbè, Apply Modifier. Chissà perché aveva selezionato, non c'era questa selezione. Quindi torniamo in C e lo rimettiamo sotto gonnellino. A questo punto riproviamo a fare il tentativo di upload. Gonnellino. Ecco, vedete che a questo punto è venuto un pochino più. Ah, qui c'era qualcosina in mezzo che probabilmente si può togliere, ma comunque. Bene o male, questo è il gonnellino. Ora, vedete che c'è skin weights? Se io faccio skin weights, e joints, vabbè, qui mi ha fatto vedere che esistono gli skin weights e i joints.
Ok, allora un paio di retta corrigi. Quindi qua vedete che ho dovuto rifare un attimo la cosa in cui ho rimosso la faccia di sopra e di sotto, poi fatto un extrude e poi per semplicità appunto gli avevo nascosto l'upper body e poi durante la fase di export ho fatto export collana e mi sono accertato di usare l'operator presets di rigged che includeva anche l'armatura. In questo modo quello che riesco a tirare su è molto più significativo, nel senso che facendo con upload mesh model gonnellino, ecco il gonnellino vedete che appare già subito senza problemi. E skin weights e joints, vedete, me li fa vedere e quindi è abbastanza fatto bene. Ricordatevi quando lo caricate di accertarvi di avere l'opzione include skin weights e include joint position, in modo tale che quando poi viene caricato qua abbia tutti il rigging apposito. A questo punto, facendo doppio clic su questo, vedete che mi viene indossato e quando si muove, vedete che fa il rigging e vedete che questo rigging ha eventualmente gli stessi difetti che abbiamo visto nel weight painting. Quindi qui l'operazione fondamentale è proprio quella di riuscire a fare il weight painting fatto a modino. E direi che in questo modo abbiamo esaurito, diciamo, il rigging così come appare ad aprile 2013. Buonasera, arrivederci alla prossima volta.